Oggi con te e con un ospite vogliamo parlare anche degli infiltrati, quanto è importante anche cercare di infiltrare e di avere informazioni all'interno delle cellule terroristiche. Sì, oggi con noi c'è in collegamento Skype Gian Morici, è una persona speciale, io lo reputo un eroe perché in questo momento parliamo anche di eroismo, di salvataggio dei nostri concittadini che sono stati travolti dalla neve e nella totale insufficienza del nostro Stato ci sono persone, ci sono sempre gli eroi che a mani nude addirittura, come abbiamo visto, salvano le persone, scavano la neve. Quindi questo è un altro eroe italiano, una persona che rischiando la propria vita, mettendo in gioco tutto, ha riuscito infiltrarsi nella rete jihadista dei terroristi islamici e ha contribuito con il proprio lavoro alla formazione di un banco dati che ha permesso al nostro paese di evitare anche probabili attentati terroristici. La prima domanda, io lo saluto intanto Gian, che è in collegamento con noi. Ciao Gian. Ciao. Io prima domanda che vorrei rivolgerti, da dove è partito il tuo intento? Come mai hai cominciato questo percorso? Io ho iniziato perché cominciai interessandomi un pochettino di quello che accadeva nel corso delle primavere arabe. Avevo dei contatti in alcuni paesi come la Libia, avevo contatti con forze di opposizione al governo. E iniziò da lì la mia avventura, proprio con un ragazzo che si trovava in Libia e che in quel momento combatteva il regime di Gheddafi. All'epoca io non sapevo che lui era un uomo di Al-Qaeda. Lo conoscevo con il suo profilo, avevo conoscenza poi di un secondo profilo che era riservato. E quindi quando venne ucciso nel corso del conflitto siriano, presi la sua identità, mi sostituì a lui. Aveva molti contatti, anche con estremisti europei, e molti credero che realmente fossi io, anche perché la notizia della sua morte non era stata data. Io l'avevo riconosciuto in un filmato che avevo visto, anche perché con lui eravamo in contatto via Skype, quindi conoscevo il suo volto. E quando ho visto il video registrato, mi sono reso conto che era stato ucciso. A quel punto mi venne facile sostituirmi a lui e prendere i contatti che lui aveva sia su Twitter che su Facebook. E da lì è partita la mia avventura in questo senso. Perfetto, Poi quindi. venni cooptato all'interno di molti gruppi, perché sui social network esistono molti gruppi chiusi e molti gruppi segreti. Dei gruppi chiusi sappiamo chi sono gli amministratori, possiamo conoscere un po' chi sono gli appartenenti ai gruppi. Nei gruppi segreti invece si viene cooptati direttamente da chi è che amministra il gruppo. Ed è in quell'ambito che si conoscono realmente le notizie, quelle che sono riservate a quelle che ovviamente loro ritengono supporter affidabili o jihadisti. Quanti sono, secondo la tua esperienza, i probabili, terroristi e sostenitori dei terroristi islamici qui in Europa? Beh, in Europa ti posso dire che ho contato diverse migliaia di appartenenti a questi gruppi, per cui seppur non posso definire tutti jihadisti, quantomeno sono simpatizzanti dello Stato islamico. Considera che complessivamente nei gruppi che io ho monitorato, ho individuato circa 30.000 profili, molti dei quali erano di europei. Alcuni convertiti, ma buona parte erano invece di soggetti che erano arrivati, i cui genitori o i nonni erano già arrivati da tempo in Europa e loro si erano poi lasciati radicalizzare da imam o falsi imam che operano dalle nostre parti. Del resto, il fenomeno della radicalizzazione, anche in Sicilia, quando ero in Sicilia, e non è un fenomeno nuovo, considera che ai primi del 2000 noi abbiamo avuto un detenuto siciliano che si è radicalizzato in carcere e che tentò di portare a termine un attentato. Erano sprovveduto e quindi le cose sono andate, insomma, abbastanza serenamente, venne arrestato. Però si era già radicalizzato in carcere.
E nel tuo lavoro come vedi la partecipazione da parte dello Stato? Cioè, sei aiutato, sei tutelato? Ma diciamo che nel mio lavoro la partecipazione dello Stato, insomma, mi lascia parecchio perplesso, ma mi lascia perplesso più che nella tutela di chi come me comunque ha svolto questo genere di attività, seppur con fini diversi, mi lascia perplesso per l'incapacità politica a dimostrare che ci sono state delle grandi falle. Praticamente parliamo adesso di cooptare giovani che sappiano utilizzare le reti per monitorare fondamentalisti islamici, mentre loro erano già organizzati da tempo. E a prescindere da questo, da noi mancava la figura dell'infiltrato. L'infiltrato è una figura recente che è stata autorizzata con la nuova legge sull'antiterrorismo, ma fino a poco tempo fa non si poteva nemmeno operare in questa maniera, neanche le forze dell'ordine potevano operare in questa maniera. Cioè tu rischiavi comunque, essendo infiltrato, tu rischiavi anche di essere preso da governo, dalla polizia, di essere trattato come un probabile terrorista. E questa era una delle mie maggiori preoccupazioni, perché specie trovandomi a Parigi, oltre ai problemi che potevano venirmi sul fronte, cioè dal fronte del terrorismo, Parigi è ovviamente una zona calda, il mio timore era anche quello di poter essere individuato da forze dell'ordine francesi che mi potevano anche scambiare per un supporter, per un simpatizzante o per un terrorista, ragion per cui non sarebbero neanche andati molto per il sottile nei miei riguardi. Considera che io ho utilizzato diversi profili per muovermi in quel mondo. So che hai utilizzato anche profili di donne e che sono stati anche dei movimenti interessanti. Come era questa esperienza? La puoi raccontare in due parole? Sì, ho utilizzato anche profili di donne. I profili di donne mi hanno permesso un pochettino di conoscere un po' meglio quel mondo per quanto riguarda proprio l'aspetto umano. Quindi il corteggiamento da parte di molti simpatizzanti e addirittura da alcuni terroristi che combattevano in quel momento in Siria, ma ho fatto anche un'altra scoperta. Le donne erano quelle che venivano spesso utilizzate per procurare nuovi jihadisti, nuove persone da avvicinare, per operare in Europa, per convincere molti ragazzi a partire. E questo di qua, cioè questa è stata per me una grande scoperta. Ho visto che anche in Italia c'erano donne che operavano in questo senso. Tra i miei profili, alcuni che sono i più conosciuti al mondo dei supporter o dei simpatizzanti dell'ISIS, te ne voglio citare alcuni. Uno era per esempio Abusiria. Abusiria fu il primo profilo che feci quando presi l'identità di Shadi, era un profilo che aveva utilizzato lui. Con quello mi misi in contatto con dei supporter validissimi dello Stato Islamico che operavano in Europa. C'erano Animi Sudari, Mizanur Rahman, cioè grazie Gian. Grazie Gian, ti saluto. E ricordo ai nostri telespettatori che potete seguire Gian Morici sul Facebook. E presto lui scriverà un libro che racconterà della sua esperienza da infiltrato nelle file jihadiste.